una necessaria disposizione. Torno al nostro testo, versetto 13. Tu però, dice Zofar di Naama a Giobbe, tu però, se ben disponi il cuore e tendi verso Dio le mani, tu se ben disponi il cuore e tendi verso Dio le mani, puntini puntini, sarai incrollabile se ben disponi il cuore. Una disposizione preziosa, disposti ad arrenderci in preghiera. Se ben disponi il cuore, tendi verso Dio le mani. Questo tendere le mani verso il Signore nella Scrittura parla sempre della preghiera, in modo particolare dell'arrendersi al Signore in preghiera. Mani tese che si elevano verso il cielo e che stanno a significare un cuore che si piega, che si prostra nel cospetto del Signore. Una necessaria disposizione, disposti ad arrenderci in preghiera per innanzitutto supplicare. Ho pensato ad alcuni personaggi biblici che in preghiera alzarono le mani verso il cielo, e ho pensato a Salomone quando, dopo aver terminato la costruzione del Tempio di Gerusalemme, riunì il popolo e alzò le mani verso il cielo e cominciò a pregare il Signore. Elencò una serie di richieste, supplicò Dio. Se poi avete desiderio, con calma, rileggete questa bellissima preghiera di Salomone. E a più riprese Salomone, pregando, disse: ascolta, o Signore, se in futuro il tuo popolo attraverserà queste eventuali vicissitudini, ti prego, ascolta, Signore. Individuiamo in questa preghiera l'ardore di un cuore che si prostra nel cospetto di Dio. Individuiamo in questa preghiera la tenacia di un uomo di Dio che crede e spera nel suo Signore. Se vuoi essere incrollabile, potrebbe essere pietà, ma va sicuro che non lo è. Se vuoi ricevere e realizzare incrollabilità, sii disposto ad arrenderti in preghiera per supplicare Dio, per gridare a Dio con tutto il tuo cuore, per mostrargli un cuore rotto, affinché il tuo sia un cuore rotto, uno spirito contrito, e Dio ti fortificherà. Mostra questo sentimento di profondo zelo mentre ti cerchi la faccia del Signore verticalmente. Vogliamo continuare a dire al Signore: insegnaci a pregare, essere ben disposti per cogliere ogni opportunità che abbiamo per pregare così il nostro Dio, disposti ad arrenderci in preghiera, per supplicare, ma anche per intercedere. Pensavo ad Aronne, scritto in Levitico 9:22, che a un certo punto Aronne alzò le mani verso il cielo e benedisse il popolo. Intercede per il popolo di Israele. Se vogliamo essere incrollabili, dobbiamo continuare, anche questa potrebbe sembrare una banalità, un'ovvietà, ma non lo è, dobbiamo continuare a pregare gli uni per gli altri, dobbiamo continuare a intercedere, dobbiamo continuare a pensare alle altrui necessità, dobbiamo continuare a portare i pesi gli uni degli altri. E penso a quando Israele nel deserto combatté contro Amalek, vi ricordate? Mentre Giosuè era al fronte e combatteva contro il nemico, Mosè salì sulla vetta del colle e cominciò a pregare alzando le mani verso il cielo. A un certo punto le mani gli si infiacchirono, ma Aronne e Ur, suoi collaboratori, lo aiutarono affinché le sue mani potessero continuare a essere stese verso il cielo. Fu posta una pietra sotto Mosè che si sedette e poté riposarsi. Pietra, figura di Cristo Gesù, che è l'intercessore perfetto, che vive sempre per intercedere per noi. Se vuoi essere incrollabile, continua a essere disposto alla preghiera, per intercedere, per pregare per coloro che hanno bisogno dell'intervento di Dio. Preghiamo gli uni per gli altri e realizzeremo la benedizione del Signore che ci renderà incrollabili. Una necessaria disposizione per supplicare come Salomone, per intercedere come Aronne, come Mosè, per lodare e celebrare qualsiasi cosa avvenga. Vuoi essere incrollabile? Tu possa
coltivare questa necessaria disposizione. Tu però, se ben disponi il cuore, tendi verso Dio le mani.